Oggi sono esattamente 7 giorni, né mattina, né pomeriggio, né sera, niente, notte, zero acqua. Siamo tante famiglie con bambini. Siamo venuti a lamentare tutti i santi giorni, chiamati i vigili, i pompieri, i carabinieri, siamo venuti al comune. Partendo dal presupposto che oggi ci ha detto il commissario che non è stato avvisato di niente. Cioè le nostre parole al vento. Ci hanno detto che entro stasera l'acqua dovrebbe arrivare. Speriamo in questo, sicuramente se la cosa non si risolverà noi torneremo, perché comunque l'acqua è il nostro diritto, avendo bambini giustamente è una priorità, soprattutto con questo Covid che abbiamo. E niente, questo. Speriamo nel commissario, gli abbiamo dato fiducia, almeno in lui. Siamo nelle sue mani, siamo stanchi delle bugie che ci raccontano, delle prese in giro che ci fanno. Questo, niente, aspettiamo che stasera arrivi l'acqua, se arriva, se non arriva, domani torniamo qua per farci valere dei nostri diritti. Il problema di Piano Grande lo conoscevamo, avevamo adottato dei provvedimenti per poter fare avere l'acqua anche alle persone residenti a Piano Grande come gli spetta di diritto. E avevamo adottato dei provvedimenti di chiusura. Negli ultimi 20 giorni questo provvedimento di chiusura non l'avevamo adottato perché avevamo avuto un incremento di fornitura dall'ente, dalla Soricar. Adesso ricominceremo con i provvedimenti di chiusura, a cominciare da subito, in modo tale da garantire il riempimento dei serbatoi e la fornitura alle famiglie.